dunque dunque sto trasmettendo dal vivo sarà vero sarà vero finché non vedo non credo quindi vado a controllare su, sul tubo se è vero sì che è vero ma buonasera buonasera Carolina buonasera Fiorina aspettiamo che arrivino eh, gli altri amici le altre amiche e poi iniziamo il nostro progettino di oggi anzi sono due progettini allora vi ricordate che tempo fa? Buonasera Tiziana, bene, grazie amorosa, grazie tesoro. Buonasera Matilde, buonasera Nunzia, insomma, buonasera. Lo sapete sempre a tutti, un abbraccio forte a tutti quanti, sempre e comunque. Dicevo, in una delle dirette scorse stavamo parlando dei filati un po' pelosetti, un po' eh, il Mohair, come lavorare questo genere di filati perché rimangano ariosi morbidi e, e puffosi, no? E allora stasera andremo a vedere con due filati di questo genere, quindi uno è il Gloria e uno è il Buckley, che però comunque potrete, eh, questi punti li potrete appunto utilizzare con tutti i filati, un po' pelosetti un po' mh, ariosi come appunto il mohair, per esempio, per fare delle stole, per fare delle maglie, ci potete fare veramente qualsiasi cosa con questi punti perché sono molto belli e molto molto adatti a questo tipo di filati sono eh, due punti traforati, adatti appunto. Come vi dicevo, ai filati che devono eh, avere dei punti per risaltare al massimo: avere dei punti molto, molto ariosi. Quindi, buonasera alle mie amorose per ora, perché amorosi ancora non li vedo e quando arriveranno, buonasera e bacioni anche ai miei amorosi, <ride> e, e direi di iniziare, no. Eh, volevo farvi vedere un nuovo filato che mi è arrivato, però siccome domani me ne arriva un altro, li vediamo tutti e due domani sera, va bene? E magari li lavoriamo, sì, sono tutti e due bellissimi, sono tutti e due bellissimi. Oh, ovvio che questi punti li potete adattare anche a altri filati, solo che rendono al meglio con i filati che appunto hanno bisogno di, eh, di, di puffosità, diciamo così. <ride> un bacione amorosissimi. Un bacione grande, grande, grande. Che dite? Cosa volete, con cosa volete iniziare? Con un cinetto o con ferri? Buonasera Angela, Lucia, Momina, Pasqualina, Rosa, Monica, Antonietta, Rosa. Siete tantissime. Buonasera, eh, grazie. Buonasera Simone. Eccolo qua. Eh, mamma Puffa, è giusto, guarda. Simone, Mamma Puffa. Alta come sono. Mi, se, se mi coloro di azzurro, potrei essere eh, Puffetta. Puffetta quella cattiva, però, ma che i capelli scuri. <ride> oh, Ferri. Allora iniziamo con i ferri. Un video su fare un cardigan facile. Angela, basta che tu vada nella, nella playlist dei, dei miei progetti. All'uncinetto o ai ferri, a seconda di quello che vuoi fare, tutti i progetti che io faccio sono facili. Non vi fate ingannare... Dalle immagini perché magari vedete dei punti che vi sembrano impossibili da realizzare, ma io ve li spiego tutti passo a passo. Quindi provateci al limite. Se c'è qualcosa che non, che non riuscite a fare, mi mandate un messaggio e io se posso aiutarvi, lo faccio. Barba Mamma: si, sì, Serena, giusto, Barba Mamma! <ride> oddio. dio, e quindi basta che tu vada, Angela. come lo vuoi fare, Angela il, il cardigan, all'uncinetto ai ferri. Così ti metto la playlist e, e te lo scegli. Tu provaci, tu prova, sono tutti semplici. Credetemi, fatevelo dire da chi ha provato a fare dei progetti che gli sembravano impossibili. E poi vi hanno mandato il messaggio dicendo: Ma davvero Cristo? Io pensavo di non riuscirci invece, con, con il tutorial, seguendo il tutorial, ce l'ho fatta. Provateci sempre. E poi sapete che io, se posso, vi aiuto in tutti i modi. Eh? È vero, Serena? È basta provare. Nella vita bisogna sempre provare. A volte sembrano difficili dalle immagini. No, io questo non riuscirò mai a farlo. E cioè, non è vero. Assolutamente. Fidatevi, provateci. Allora abbiamo detto che iniziamo i ferri. E con i ferri voglio farvi lavorare il Gloria, poiché è uno dei filati, diciamo, insieme all'Hendrix. Molto, molto pelosetti che con l'uncinetto, fondamentalmente, non sono proprio il più facile, i più facili da lavorare. Io ve li ho lavorati anche all'uncinetto, però stasera li vediamo, lo vediamo lavorato con i ferri. E io sto utilizzando il Gloria. Vi dico, ve l'ho già fatto vedere, l'ho già anche lavorato tanto. Ciao, Silvio, buonasera, tesoro. L'ho anche già lavorato in, in diversi tutorial è un, uh, un 20% baby alpaca 60% poliamide 20% acrilico e le specifiche di lavorazione danno 4-6 come ferri 3-5 come uncinetto e io invece stasera lo lavorerò per fare di alla la fascetta con i ferri no no è compreso dai il 5 è compreso con, eh, con i ferri numero 5 e lo lavorerò con i ferri circolari nella, però in linea anche perché questa è una domanda che mi fate un sacco di volte e stasera vi faccio vedere come lavorare con i ferri circolari in linea, va bene? I tutorial seguono passo passo per, per, come per i bimbi, vale per me e ce la si fa. Sì, appunto, cioè io cerco di essere più eh, esaustiva possibile nella, nella spiegazione. Quindi, se però c'è qualcosa che non capite, vi basta chiedermelo, eh? Allora andiamo a montare per il nostro punto ai ferri un uh, numero di maglie che deve essere un multiplo di 12 più 5. Io per farvi vedere ne monterò 29. Così almeno abbiamo due multipli e vediamo la ripetizione del punto. Magari al... <ride> come vedete voi, da, da una domanda di stasera, caduta libera che la pascina, la pascina è un tipo di lana di alpaca. La pashmina, La Pashmina, sì, tesoro. La pashmina è, è, è un tipo di alpaca con la quale si che hanno, che usano per fare le sciarpe, quelle sottili e morbide e morbide. Dicevo, ah no, non vi ho fatto vedere una cosa. Domani esce questo. Guardate che carino che è. Esce questo baschettino fatto ai ferri circolari, che è una cosa che mi avete chiesto. Tanto, 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 ed è veramente carino da fare, facilissimo. Dovete usare tantissimi gomitoli per fare queste righe, invece no, perché è un gomitolo solo dell'Even, quel filato che vi ho fatto vedere l'altra sera. Con un gomitolo fate tutto il baschetto, guardate quanto è carino, è delizioso. E ce l'ho qua. Qual è? Quello che usate è questo qua. È veramente troppo figo, sto filato lavorato praticamente da solo li fa da solo vi, vi basta lavorare e, e, e le righe vengono da sole è veramente uno spettacolo veramente pazzesco davvero davvero eh, l'abbiamo lavorato anche in diretta però con un progetto grande un po' più grande viene una meraviglia viene una meraviglia eh, ragazze andate a, a modificare le impostazioni del video perché io trasmetto in alta definizione se vedete sfocato vuol dire che avete, avete eh, troppo bassa la definizione. Mettetela all'alta risoluzione e così lo vedete perfetto perché io lo vedo bene. E quando io lo vedo bene perché lo guardo su YouTube, capito? E impari, Alessandra. Come, come ho imparato io? Come abbiamo imparato tutti? <ride> Gli ho messo il pirulino? No, a questo il pirulino non gliel'ho messo. No, a questo no. A questo l'ho lasciato senza pirulino perché mi piaceva il gioco. Sembra che, che forma un fiorellino l'anello magico ai ferri, vedete? E, e mi piaceva che si vedesse proprio questa, questa lavorazione particolare, senza pirulino. Eh. Allora abbiamo detto che andavamo a montare sul nostro ferro 29 punti, ripartiamo da zero perché qui se sennò... no. Sì, sì, c'è la scuola di ferri. Poi comunque dopo facciamo anche il punto all'uncinetto. eh? Ne facciamo uno e uno, tanto per passare il tempo. Quindi fatemi contare uno e anche con i due ferri lo puoi fare. Eh? Emilia, quello che faccio con i ferri circolari, anche io preferisco con i ferri eh, tradizionali, però siccome tante amiche hanno imparato con i ferri circolari gli fate, e mi chiedono spesso come lavorare eh, in linea con i ferri circolari, stasera lo vediamo. Ma quello che io faccio con i ferri circolari lo fai con i ferri in linea, tesoro, uguale uguale. 3 4 5 6 7 Sì, sì va bene, ma va bene, vanno bene tutte e due. Cioè non, ma tutti i lavori li potete fare, ovvio, i lavori in tondo no, perché quelli lì prevedono una lavorazione circolare. Che con i ferri dritti non si può fare, però si sì, possono utilizzare quattro ferri.

26, 27, 28 e 29. Iniziamo con i ferri circolari, poi li passo sui ferri dritti, va bene? Ciao Carolina, buona serata, un bacione amorosa. Buonasera, Bini, un bacione grande. Allora, ora iniziamo la lavorazione del primo ferro. Il primo ferro si esegue in questo modo. Facciamo un diritto. Un gettato quindi gettiamo il filo sul ferro senza cioè dal basso verso l'alto così e adesso facciamo un altro diritto Ci vedete bene o volete che vi aumento la, la, lo zoom poi facciamo un gettato e nuovamente un diritto buonasera rianna un gettato e nuovamente un diritto. Facciamo dei punti tesoro, allora fatemi contare che stavo leggendo, e eh, allora un diritto un gettato. Un diritto. Un gettato. Un diritto e un gettato. No, qui c'è qualcosa che non va. Si è incastrato. Mi si è allora. Un diritto. No, abbiate pazienza amorose ho, ho invertito il filo nel senso che l'ho incastrato in qualche modo non so come ho fatto però l'ho incastrato e eh, non va bene così allora un diritto ho ingettato un diritto ecco ho fatto due diritti ecco perché ho sbagliato allora Facciamo così che è meglio così ripartiamo da zero. Dicevo, volete un po' di zoom in più? Certo, se posso, Arianna. <ride> Lo sai che se posso, vi aiuto sempre molto volentieri. Allora, ce la faranno i nostri eroi. Un diritto, un gettato, un diritto. Eh, non, eh, non, non ce la fai Chris stasera eh? un gettato e il primo far sempre un delirio un con i ferri circolari per me eh? che io sono un po' negatina con i ferri circolari non è un diritto brava un fiorina e eh, quindi e terminiamo con un gettato quindi Diritto gettato, diritto gettato, diritto gettato. Sono sei punti, ok? Sono... Sì, sei punti. Adesso andiamo a lavorare. Una, però sapete che facciamo invece? No, facciamo un'altra roba. Facciamo un altro lavoro perché gettare sulle maglie di avvio è una, è una schifezza. Scusatemi, ma non mi piace. Non mi piace. Get, lavoriamo una, un ferro a, a diritto. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 lavoriamo una base 26 27 perdonatemi eh? 28 e 29 no, non mi piace assolutamente lavorato sulla sui ferri di base sugli punti di base non mi piace e allora faccio un ferro a diritto, un ferro rovescio. Mi perdonate, avete appuntamenti? E <ride> sì, adesso ve lo faccio vedere un po' con i ferri circolari e un po' con, con i ferri tradizionali. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi. Se lavorate con i fari circolari, lavorate come vi pare. Alla continentale o tradizionale. Come volete, io sono abituata più alla tradizionale, anche se lavorando il cappelletto a un certo punto mi sono ritrovata meglio a lavorare alla continentale con i fari corti. Sinceramente, però l'abitudine è tant'è come l'uncinetto. Lavorare a coltello o a matita? Io sono abituata a lavorare a matita. A volte lavoro a coltello perché mi fanno male le mani. però tanto la mano: se lascio l'uncinetto, ritorna a matita. È questione proprio di, di abitudine. Eh? <ride> Grazie per il tutorial, tutorial Salvatore. So come cambiare il filo a inizio giro, eh? Figurati, tesoro. Poi ci sono anche altri metodi, eh? Quelli quando si lavorano magari dei filati meno spessi, poi ve lo faccio vedere tanto, di progettini veloci ai ferri adesso ne facciamo diversi perché si avvicina a Natale. Così almeno abbiamo, abbiamo qualche progettino veloce da mettere sotto l'albero, eh? eh sì, infatti Fiorina, no, io, a me no, perché io faccio la viatura complessa con i ferri dritti difficilmente mi si arrotola, però. Adesso faccio un, un, altro, un altro ferro a diritto. Avete visto come si fa? Si gira il lavoro semplicemente e si riparte con l'altro ferro. È semplicissima la lavorazione con i ferri circolari. Eh? Però vi dicevo, ieri, a un certo punto, mentre stavo lavorando, mi è venuto proprio naturale lavorare. Perché poi, come tutte le cose, è tutta una questione di abitudine. E stavo lavorando tranquillamente, poi me ne sono accorta dopo. Guarda, te sto lavorando con il metodo continentale. Ed effettivamente è più comodo perché si, si lavora meno con, con la mano destra. cioè Praticamente si fa un, un, un movimento solo con la mano. E non è, ed è molto più, più veloce. Poi, alla fine, se uno prende l'abitudine a lavorare con. Con il metodo continentale, che è questo qua, poi diventa più veloce. Tant'è, poi l'abitudine ti riporta con la lavorazione tradizionale. Io sto per cercando di perfezionare la resa della mia lavorazione continentale. E infatti, Simone, quello che stavo dicendo, vedi, che ti viene poi automatico e, 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 e fai prima. Ora ripeto, io con i ferri tradizionali è una vita che ci lavoro. Io veramente sono velocissima. E provaci, perché poi è una, è una, è una questione di, di, di abitudine, no? come tutte le cose più si fanno e, e vi ripeto, ieri eh, ho iniziato lavorando nel tutorial, infatti vedete che io lavoro praticamente eh, alla, alla in maniera tradizionale, però, mentre poi stavo facendo le ripetizioni dei giri per far crescere il basco, mi sono ritrovata a lavorare eh, in una maniera continentale, effettivamente. Ecco qua. Adesso avete finito il ferro. Non dovete fare altro che spostare e lavorare con l'altro con l'altra punta. È assolutamente semplicissimo. Ma proprio semplice. Adesso andiamo a lavorare, quindi, se detto. Volete che, che cambia i ferri che uso i ferri tradizionali? preferite? Ditemi, eh. Per me io faccio quello che mi dite voi. Tanto per me è indifferente. Basta che non mi annodo col filo. Ditemi voi. Aspetto le vostre... Tanto la lavorazione è di... Criccio, la fai a sbrogliarti il costo filo o no? Ciao Nico. Stai, fa stai facendo il calendario dell'avvento? Bellissima. Eh sì, 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 infatti, infatti. Ma diciamo meglio, diciamo meglio, sì. La spalla va un po' meglio. Dai, io continuo così, se poi volete me lo, me lo dite, me lo scrivete. Allora, se detto, nel primo ferro di lavorazione lavoriamo un diritto a rovescio per tre, eh sì, un diritto a gettato per tre volte. Quindi entro nel punto, nel primo punto lavoro un diritto, poi un gettato, quindi getto il filo passandolo sul davanti del lavoro. Quando lavoro il diritto, per fare il gettato, mi basta passare in avanti il filo di lavorazione. Poi lavoro il diritto successivo e nuovamente getto. Quindi passo in avanti il filo senza fare altro e poi lavoro nuovamente l'altro diritto. Automaticamente, vedete, il filo si andrà ad appoggiare sul ferro di destra, formando una maglia in più. E lavorate poi il diritto. E nuovamente. Quindi un diritto un gettato, un diritto un gettato, un diritto e un gettato. Quindi vi basta passare avanti il filo di lavorazione. Ok? Buonasera, Pami! Adesso andiamo a lavorare per tre volte una cavallata semplice. Quindi, per lavorare la cavallata semplice, passiamo il punto successivo che abbiamo sul ferro di sinistra sul ferro di destra senza lavorarla. E poi andiamo a lavorare a diritto la maglia successiva. Dopodiché andiamo ad agganciare con la punta del ferro di sinistra il secondo punto, quindi quella che non abbiamo lavorato e la accavalliamo a quella lavorata e ripetiamo per tre volte. Quindi, passo il punto successivo, lavoro quello dopo e accavallo il precedente. Passo il successivo, lavoro quello dopo e passo il precedente per tre volte. Adesso per tre volte non sto usando il filo sbagliato. In che senso, Bindi? Perché sto usando il filo sbagliato? Ma Falda, guarda, nel box informazioni e poi nel primo commento, io ti metto, il, ho messo il link di questi, che secondo me, per imparare, i circolari sono molto molto buoni, perché sono molto scivolosi, e non, non, non ti impicci. Sono gli zing, vi metto il link, ve l'ho messo anche nella, nel box. Informazioni: eh. sono i ferri zing. Sono veramente, mh, mi piacciono veramente molto questi, questi ferri, davvero ferri circolari. Eccoli qua. <coughs> ve cioè, sono mh, veramente buoni. Sono della Knit Pro e sono buoni, buoni, buoni perché sono leggeri sono in alluminio sono leggeri hanno ah, le punte corte a me piacciono con le punte corte perché sono più agevoli secondo me allora vi metto ecco qua in colla vai vi ho messo il link ma in che senso sto usando oh, oddio ragazze è vero non capivo Vabbè, ragazzi, vedete che chiacchierare. Poi, eh? Maremma sul ciuco a dondolo. Guardate come faccio, non lo, non, non, non lo sapete, eh? fate finta di niente, fate finta di niente. No, non sto usando il filo sbagliato, è quello giusto, e volevo farlo, <ride> oddio, ragazzi. Vabbè, lasciamo perdere. Figurati, Simone. Vabbè, adesso riprendo quello regolare, poi tanto ve lo faccio vedere più volte il punto. Dopo le, i tre mh, mh, lavorati accavallati, quindi tre volte, due, sì, tre volte una cavallata semplice, adesso per tre volte facciamo due insieme a diritto. Quindi le due maglie successive le prendiamo insieme e le lavoriamo a diritto. Una volta, nuovamente due maglie insieme, le lavoro a diritto due volte, due maglie insieme. Tre volte e adesso ricomincio la sequenza ok no tesoro secondo te io sto lavorando alla maniera continentale io sto lavorando nella maniera tradizionale amorosa puoi lavorare sia nel modo continentale che nel modo tradizionale sì vabbè ma tanto questa è una prova eh. la differenza Milena è semplicemente il fatto che con i ferri circolari cioè i punti sono identici che con i ferri circolari puoi lavorare eh, non, a, non facendo carico sulle spalle, sulla schiena e, e, e poi puoi lavorare in modo to, in tondo, senza cuciture. E tanto vi faccio anche una maglia ai ferri circolari perché è una delle promesse che vi ho fatto. E adesso quindi ricominciamo. Un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto e un gettato. E ora nuovamente: tre volte una cavallata semplice. Quindi passo, lavoro il diritto successivo e a cavallo il precedente. Passo, lavoro il diritto successivo e a cavallo il precedente. Passo, lavoro il diritto successivo e a cavallo il precedente. E ora nuovamente e, e no nuovamente no ora chiudo una volta che ho terminato la mia sequenza che sarà sempre la stessa quindi get, eh, diritto gettato diritto gettato diritto gettato per tre volte poi tre accavallate semplici e tre volte due maglie insieme a diritto e poi ricominciate un diritto un gettato un diritto un gettato un diritto un gettato tre accavallate semplici e tre volte due maglie insieme a diritto va bene questa è la sequenza che dovete ripetere sempre per tutto il ferro. Ok? Adesso chiudiamo. Quando avete fatto, avete seguito tutta la sequenza, vi rimarranno 5 punti, che sono quelli che facciamo in più al multiplo di 12. E sarà un gettato. Quindi getto il filo e lavoro il diritto. Getto il filo e lavoro il diritto. Getto il filo, lavoro il diritto getto il filo, qui ho fatto un punto in più e chiudo con un diritto, va bene? E chiudiamo sempre nello stesso modo. Adesso voltiamo il lavoro, quindi che voi lavoriate con i ferri circolari, che lavoriate con i ferri in linea, voltate il vostro lavoro e fate tutti i ferri di ritorno a rovescio. Quindi, con il filo davanti, se lavorate con i circolari, entrate nei punti e ve li lavorate tutti a rovescio normalmente che con il e <ride> in effetti con, con i fari circolari è più comoda la lavorazione eh, continentale perché non rischiate di farvi cadere ah ecco i gettati li lavorate normalmente quindi qui avete il gettato entrate normalmente a rovescio sul gettato e lo lavorate gettato Adesso qui li lavorerò alla continentale perché è più comodo, sinceramente. Ho il set della Prim, i cavetti sì, vanno bene, vanno bene, infatti questo qui è il cavetto della Prim. Io ho preso solo solo l'uncinetto. Quindi andate a lavorarvi tutti i vostri punti a rovescio tranquillamente. Allora, è più comodo. Perché così li avete sotto controllo e non vi scivolano. Questo se lavorate con i circolari. Cioè io penso che se uno vuole lavorare con i circolari poi alla fine si deve rassegnare alla lavorazione continentale, che è francamente più comoda. Eh? Ciao, Maria Gabriella, sì, sì, assolutamente. Io uso quelli, i cavetti della prima, ma anche con gli uncinetti. Io ho preso gli uncinetti. I ferri circolari e uso sia quelli della prim. Che di questi qua ne ho solo due misure: solo il 5 e il 7. E poi prenderò anche gli altri perché effettivamente sono molto comodi. A parte io mi trovo bene anche con quelli della prim, eh. devo dire. Solo che sono leggermente più lunghi di questi. Questi sono più cortini e secondo me sono più maneggevoli per il mio modo di lavorare. Eh, eh sì, Maria assolutamente, anche io, io ho imparato a lavorare i circolari proprio per la schiena, anche se li uso, vi dico la verità, non tantissimo, eh? infatti si vede dall'imbrano che ho, perché non è che sia proprio un razzo, con i fari dritti sono una scheggia, perché comunque è normale, è una vita che li uso, però mi sono resa conto che più li lavori più, e più vai veloce, perché io ieri, vi ripeto, il baschetto l'ho fatto in, in due ore, eh. insomma non è che ci voglia chissà che perché è tutto diritto, però ho, ho iniziato a lavorare proprio la continentale, mi sono resa conto che l'ho fatto automaticamente, tra l'altro. Ecco qua. Questo è il, 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 il ferro di ritorno che va sempre a rovescio. E adesso andiamo a lavorare con i ferri tradizionali. Quindi vado ad acchiapparmi i ferri numero 5, eccolo uno, e il 2 dove sta? No, questo è il 4 e mezzo, piccino, vieni dalla zia. Dove sei? Sto cercando nel gran caos che ho qui, eh. Aspettate, aspettate, che mi cioè, io sono veramente la peggio. Questo è il 5. E adesso vado a lavorare, lo vedete il ferro così? Ah sì, si vede, dai, nice, si vede, si vede. Allora, adesso ri eh, ripeto il ferro, eh, quindi primo ferro è quello coi gettati, secondo ferro rovescio, il terzo ferro è una ripetizione del primo. Quindi vado a lavorare nuovamente un diritto, mi sono dimenticata che ho lavorato. La semplificata quindi un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto e un gettato. E adesso nuovamente vado a lavorare una cavallata. Quindi passo e lavoro la successiva e a cavallo la precedente. Passo in avanti il filo, quindi faccio il gettato. E lavoro il diritto faccio il gettato diritto gettato diritto gettato. Gettato, gettato, gettato diritto gettato diritto gettato diritto gettato scusate che ne ho fatto ecco una cavallata due cavallate quindi passo lavoro e a cavallo tre a cavallate passo lavoro e a cavallo e adesso due insieme a diritto per tre volte adesso che li ho lavorati tutti al contrario qua mi scappa da ridere pensate che li giro <ride> perché se no faccio un caos così e così ecco due insieme a diritto e due insieme a diritto devo girarli perché prima li ho lavorati con il rovescio semplificato e ovviamente adesso me li ritrovo al contrario sul ferro adesso comunque vi faccio rivedere bene tutto quando ho tutti e due i ferri lineari in mano facciamo meglio e tre ok e adesso nuovamente un diritto no scusate un gettato è un diritto un gettato è un diritto no 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 scusa eh. ah, stasera stasera sto facendo scusatemi ma allora Dopo aver fatto la sequenza di tre volte, due insieme, a diritto, gettato. No! Diritto, dobbiamo ricominciare. Gettato, diritto, gettato, diritto, gettato. Ora poi vi faccio rivedere bene tutto. E nuovamente, accavallata, una volta, accavallata, due volte, accavallata volte e chiudo con un gettato un diritto che è questo un gettato un diritto un gettato un diritto gettato e diritto no no ho fatto un casino di nuovo Niente, Ora lo ripetiamo per Benino, fatto con due ferri, eh, che sarà meglio. Oh, perdonatemi, ma allora, uh... lavorando le mani che le carico tutte e due su un ferro, io allora, allora, dipende da, dalla tua attenzione e dalla tua bravura. Eh, le maniche, se le carichi tutte e due sul ferro, devi ricordarti bene di averle, di, cioè devi lavorarle sempre tutte e due. Nel senso non puoi mollare un ferro con una manica o un ferro con un'altra perché sennò rischi di, eh, di lavorare mh, qualche ferro in meno. E soprattutto ricordati che se lavori con due gomitoli ti si incastrano, quindi se sei esperta tranquillamente, io di solito le carico tutte e due sul ferro. Ora non più perché facendo i tutorial ve li faccio vedere una per volta per evitare di incasinarvi la vita, però se, se sei capace ne ti trovi assolutamente sì. Adesso per tre ferri di andata e tre ferri di ritorno lavoriamo in questo modo: no, i ferri di ritorno sempre a rovescio. Lavoriamo tre rovesci, uno, due, tre rovesci. Questo schema mi sa che è sbagliato. 3 rovesci, 3 diritti. Ora, ora vediamo eh, perché mi sa che è lo schema che è sbagliato. 3, 6 rovesci. 1 2 3. Ho preso proprio lo schema più stupido. Eh. 4 5 Non l'ho controllato, ma ora vediamo. 6. Mm, sì, ragazzi, è proprio sbagliato lo schema. Mi, mi perdonate un secondo, non è così. Non è così lo schema. Scusatemi, vi ho fatto perdere un po' di tempo. Intanto abbiamo chiacchierato un po', ma lo schema non è così. Perché qui mi dice 12 più 5, ma non è così. Perché la ripetizione è doppia dietro. Quindi non è 12, ma è 17. Scusatemi, ma adesso vi faccio vedere. Lo piego perché sotto c'ho scritto un indirizzo, perdonatemi. Lo piego perché sotto c'è scritto un indirizzo che non è il caso che vediate. Allora, lo schema è questo. Nel foglio mi diceva che era eh, 12 più 5, ma non è così. È 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E si ripete il 17, non è il 12, perché sennò poi non mi torna. Con la lavorazione dei, de, delle, delle parti superiori, perdonatemi ma non avevo guardato, quindi rifacciamo. Mi scusate, è vero? Mi, perdono, mi potete perdonare per questa cosa. Quindi 17, 17, 34, giusto? 34 andiamo a lavorare 34, sì, no, no, ma eh, però se non viene come, come deve non va bene. Quindi 35, perché poi abbiamo il la chiusura finale 35 se sapete leggere gli schemi e i ferri datemi datemi torto 1 2 3 4 5 6 7 8 no ma 9 10 11 12

30 31 ce la devo fare 30 perché perché non ce la faccio non ci posso credere no sembra una presa in giro stasera sì, sì, Vini per forza. No, però no, il problema è che io ogni, quando preparo i punti, a volte cioè, o li conosco che sono punti che sono miei, nel senso miei, che li ho lavorati altre volte, oppure oh, stasera ho cercato un punto semplice e ho fatto più casino. Se avessi preso uno dei miei punti più difficili sicuramente avrei fatto meglio. Però il bello della diretta è anche questo. Così vedete, capite che non preparo nulla e nella nella nello schema nel, um, nel sito su pinterest questo l'ho preso da pinterest c'era scritto che il multiplayer era di 12 più 5 ma non è così e io mi sono fidata però non è così perché poi la ripetizione non mi torna con i giri che devo fare dopo con le con, le, con i ferri che devo fare che devo fare dopo ok 2 3 non è, è semplicemente perché non l'ho provato e a volte vedete gli schemi non sono, sempre, non sono sempre giusti. Di solito li provo e tante... Mi era capitato anche un'altra volta con uno schema all'uncinetto, se vi ricordate, che era sbagliato lo schema, cioè era sbagliata la, la leggenda dello schema. Mi sembra quando abbiamo fatto la stola sentimento perché poi di punti ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti me li mandate anche voi, spesso, a volte mi mandate dei punti veramente belli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 e ora dovremmo esserci. Buonanotte, fammi. E certo, Daniela, è che certo che sono umana, che pensai che ero un robot? No, no, il problema ve l'ho detto è che tante volte non ho tempo, non ho proprio tempo stasera. Ho finito di editare il tutorial del basco e ho preso il punto. Ho cercato su internet un punto facile, perché io ne ho tanti, ma sono tutti abbastanza complessi da fare in diretta. Eh, ne volevo uno veramente molto molto semplice. Eh, leggi che ho risposto a sera che mi disturba, che io ho da fa Sere che ho da fa devo imbiancare, togliere le mattonelle, metti i coppi del tetto. Lava stira, i tortellini per Natale, le cuci in bianco al condominio. <ride> Due cosine devi fare, tizi. E, e vi dicevo, di solito li provo i punti prima di fare la diretta, se non li conosco, e a sto giro invece non li avevo provati, capito? E quindi il problema è tutto lì. Che mi sono fidata, e eh, ero sbagliato, <ride> a fidarmi. Allora, ricominciamo da capo. Facciamo nuovamente due ferri a diritto. Facciamo finta che la diretta inizia adesso. <ride> Sapete quelle che eh, seguono la diretta, cioè che aprono la diretta, le persone che aprono la diretta e, e brontolano perché chiacchiero troppo. Figuratevi quando sbaglio, mamma mia. Ma domani mi aspetto qualche commento sul genere, eh? sicuro, come loro. Chiacchieri troppo, eppure <ride> sbagli, vedi? Se tu non chiacchierassi non sbaglieresti. Eh, anche quello è vero, anche quello è vero. <ride> oh, santo il Pietro, ci vuole pazienza da parte vostra nei miei confronti e da parte mia nei confronti di tante persone. Meno male che non, po che, che non posso rispondere, meno male che, cioè, che devo rispondere riflettendo perché. Quando, a volte qualche volta mi, mi scappano le rispostine un po' così sui generis però dai poi alla fine rifletti e dici vabbè eh, sì ah, perché dalla foto questo è un bellissimo punto molto carino però ora se è così vi potete copiare anche lo schemino, se mai poi vi metto come ho fatto l'altra sera, ve lo metto sia su Facebook che su. Se riuscite a copiare la co da così bene. Se no, ve lo metto sia su Facebook che sulla community, eh? sia quello che, ai ferri che quello all'uncinetto, perché c'ho lo schemino anche di quello. Allora, buonasera, Emanuela. Eh, Daniela, ma la perfezione ragazze <ride> è gloria Tiziana. La perfezione penso che sia in cielo, no? Credo che di, per... la... di perfetti non esista nessuno. Allora, diritto gettato, diritto gettato, diritto gettato tre volte. Quindi diritto gettato, diritto gettato, diritto gettato. E adesso accavallata, semplice quindi una sola maglia accavallata per tre volte quindi passo e a cavallo segret passo e a cavallo e adesso tre volte due insieme a diritto quindi due due Lavorato un belino stretto che sono un po li ho lavorati no stretti di più questi sono due ma okay. che due e due quindi tre volte due insieme a diritto lavorateli morbidi perché se no fate come me e adesso gettato diritto gettato diritto per tre volte quindi gettato diritto una volta gettato diritto due volte gettato diritto tre volte e adesso io ripartirei da qua proviamo eh diritto gettato diritto gettato diritto gettato e nuovamente accavallata a cavallata e a cavallata due insieme a diritto due insieme a diritto due insieme a diritto e non e non torna sto punto è sfasato non capisco come mai non capisco come mai ragazzi abbiate pazienza ve lo rifaccio vedere domani sera me lo devo studiare prima perché no, non torna non mi torna a meno che non sia la ripetizione di 17 proviamoci eh. scusi io, io devo arrivarci in fondo a sta cosa ma abbiate pazienza ve lo faccio vedere domani sera sì, Marisa, ho cambiato ferri, però ve lo faccio vedere domani sera perché non mi torna il punto stasera. Sto facendo, se no, veramente passiamo la serata a vedere un, un tutorial inconcludente. Stasera facciamo, il, ve lo faccio rivedere domani. Me lo studio e ve lo faccio rivedere domani. O, o volete che lo provo in diretta? Direi che è una menata vederlo in diretta. Adesso vado a prendere quello all'uncinetto. Anzi, che è sempre qui. Però devo togliere sempre l'indirizzo che ho scritto. Che io quando scrivo le cose, ok. Ok, no, no. Simone, io sì, però devo capirlo. Capito? Devo, cap no, pre devo prendere la, la fotografia della del, della, mh, della maglia, perché ho visto una maglia con questo punto che mi piaceva. Ho visto lo schema, mi sembrava facile, però evidentemente devo capire bene come, come farvelo vedere no io, io ho imparato sugli schemi quindi allora se volete io lo, lo sviluppo adesso insieme a voi cerchiamo di capirlo insieme se invece volete ve lo faccio vedere domani almeno me lo studio da sola sì ma diciamo che anche quelli dei ferri sono più o meno standard a meno che non ci siano dei simboli strani in teoria sono quelli, però, c'è l'immagine della maglia, scarico quella e ingrandisco quella dalla immagine sono più tranquilla perché così capisco come volete voi, se volete, io lo sviluppiamo insieme, se no, facciamo questo all'uncinetto che è veramente facile. Facile, questo almeno questo qui, sicuro, sono sicura che, che è giusto. No, perché tante volte è, 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 basta mettere un punto in più, un punto in meno. Eh, oh, penso ad aver capito dove l'inghippo. Penso ad aver capito. Aspettate, che taglio via l'indirizzo, così almeno. Se no, ogni volta devo fare. Ecco qua, taglio via l'indirizzo, così almeno. Ovvia. Oh, Vi dicevo, se volete, io penso di aver capito dove l'inghippo adesso mentre lo lavoravo, però se volete, vi ripeto, facciamo anche questo. Come volete voi, no, eh, siete voi le, le regine, i re, lo facciamo insieme? Volete che lo facciamo insieme? E se no facciamo, facciamo così, guardate, facciamo prima con l'alluncinetto, va bene? E poi, se avanza un po' di tempo, facciamo con le ferri. Cioè, sviluppiamo quella perché quella è proprio da sviluppare. Allora, questo è un punto che si sviluppa con un multiplo di 8 più 1 e queste sono sicura. Quindi facciamo 24 punti. Io lo sto lavorando con l'uncinetto 4 e mezzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, più 1, 25. La, base, la basettina io gliela farei sempre, va bene? Quindi faccio una catenella aggiuntiva e vado a lavorare una riga a maglia bassa, quindi 25 punti bassi, 1, o punti alti come volete, 2, 3, ho sempre una base e la faccio nei punti traforati perché... 3... Se ho sbagliato questo schema, okay. Bu, chiudo la diretta. <ride> ah, il problema con i ferri è che l'errore lo vedi solo dopo aver finito. No, ma proprio non mi tornavano i punti, Bini. Non mi tornavano i punti facendo come, come cioè né con il multiplo di 15 più no di, di... com'era di 17 più 5, né con il multiplo di quanti cavolo erano? Non mi ricordo più. L'ho contato, quindi poi semmai vediamo insieme. Perché, francamente, cioè, ora allora, ripeto: raramente mi capita di utilizzare dei punti che non conosco. E se non li conosco, li provo prima. Stasera pensavo fosse semplice perché era uno schemino lineare, ho detto, ma sì, usiamo questo. Secondo me anche Paolo era quello che stavo dicendo, secondo me dopo... però devo, non devo fare il multiplo di 12 più 5, devo fare il multiplo di 17. No, no, mi sa che proprio infatti era quello che stavo pensando, capito? oh che bella. Eh, sei stato dalla conceptore, vi saluta Lara. Sì, Lara Cattelli, special hairstyle. Oh. <ride> Sì, ve l'ho detto, poi lo provo, lo provo, perché sì, devo. E poi io sono fatta male, nel senso, se non torna lo faccio tornare. Allora, adesso andiamo a lavorare. Io inizio sempre con una maglia bassa al posto delle 3 catenelle, quindi maglia bassa e 2 catenelle nella prima, nel, primo, nel primo punto. Questo qui però non è da ripetere, poi ve lo faccio rivedere, che sarebbe poi questo, sulla ripetizione. Qui la facciamo sulla base dritta, quindi entriamo nel primo punto e lavoriamo una maglia bassa 2 catenelle. Togliamoci anche l'anello perché mi dà noia. Nella stessa maglia di base, lavoriamo una maglia alta, quindi rientriamo nello stesso punto di base e lavoriamo una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte insieme, chiuse insieme, nello stesso punto di base. Quindi carico il filo, lavoro solo le prime due asole e ripeto e ora chiudo tutto insieme. Adesso salto una, due, tre maglie di base, quindi una, due, tre e nella quarta faccio una maglia bassa. Salto tre maglie, una, due, tre e nella quarta faccio questo gruppo di punti. Quindi carico il filo, salto. 1, 2, 3 e realizzo 2 maglie alte chiuse a metà. Chiudo tutto insieme, 2 catenelle e ripeto 2 maglie alte chiuse a metà, quindi carico il filo come per lavorarla intera, però lavoro solo le prime due asole e la terza la lascio sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Adesso lavoro nuovamente 2 catenelle e una terza volta 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi 1, 2 e chiudo tutto insieme. Nuovamente salto 1, 2, 3 maglia bassa. Carico il filo, salto 3, 1, 2, 3 e nuovamente gruppetto. Quindi una, due maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle 2 maglie alte chiuse insieme ma come mi fa rabbia voi non potete capirlo 2 catenelle 2 maglie alte chiuse insieme ma tutto il tempo che ci ho perso ma che nervi salto 1, 2, 3 maglia bassa carico il filo a questo punto salto 1, 2, 3 e nell'ultima maglia di base realizzo il mezzo modulo che è questo qua quindi vado a lavorare due maglie alte chiuse insieme una due maglie alte chiuse insieme chiudo due catenelle e nuovamente due, due maglie alte chiuse insieme maglia alta a chiusa a metà e maglia alta intera l'ultimo punto una maglia alta intera nella stessa maglia di base nell'ultimo sì, è bellissimo sto punto, è bello, bello. Riga numero 2, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta sopra la maglia bassa che divide un modulo dall'altro, no, questo è anche facile tra l'altro. Maglia alta, nella maglia bassa che abbiamo fatto tra un modulo e l'altro, 3 catenelle, maglia bassa. Sopra la maglia nella chiusura delle due maglie alte chiuse insieme del modulino di 3, in quella centrale, entriamo e lavoriamo la maglia bassa 1, 2, 3 catenelle, maglia alta, sopra la maglia bassa che separa questo modulo, da questo, 3 catenelle, maglia bassa nel modulino centrale delle, dei 3 del ventaglietto 3 catenelle maglia alta 3 catenelle maglia bassa nell'ultima maglia di base questo è veramente facilino facilino eh. una serralella 12 punti per il blocco centrale e 3 più 3 laterali no nella in, in, in questo tesoro no come è possibile come è possibile? No, no, ora poi lo guardiamo insieme se mai, però no, non è così, no, 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 Bello, era l'el il carino. Allora andiamo a lavorare adesso la ripetizione, praticamente la ripetizione per sfalsare la ripetizione di quattro, di quattro righe. <coughs> la prima inizia con una maglia bassa nel primo punto di base, poi... Saltiamo le 3 catenelle e sopra la maglia alta andiamo a lavorare il modulino, il, modul il ventaglietto a modulini che sono 2 maglie alte chiuse a metà separate da 2 catenelle per 3 volte. Quindi 2 catenelle, 2 maglie alte chiuse a metà, 2 catenelle, 2 maglie alte chiuse a metà, 1 e 2 e chiudo tutto insieme. Adesso sopra la maglia bassa che sovrasta il modulino sottostante, quindi qui sopra, vado a lavorare la maglia bassa. Carico il filo e sopra la maglia alta ripeto il modulo. È veramente facilissimo questo. Eh? Quindi una, due maglie alte chiuse a metà, due catenelle, due maglie alte chiuse a metà. 2 catenelle, 2 maglie alte chiusa a metà, una e una, due. Chiudo tutto insieme, maglia bassa sopra la maglia bassa che ho sotto, quindi salto le 3 catenelle, maglia bassa su maglia bassa. Carico il filo e vado a lavorare il modulino nuovamente sopra la maglia alta. Quindi una, due maglie alte chiusa a metà chiudo tutto insieme 2 catenelle 2 maglie alte chiusa a metà chiudo 2 catenelle 2 maglie alte chiusa a metà e adesso vado a chiudermi con una maglia bassa nell'ultima maglia di base quindi qui ora volto e ripeto la riga di compatto <ride> che è la seconda che inizia con una maglia bassa e due catenelle perché la dobbiamo leggere da questa parte più 3 catenelle di separazione e nuovamente sopra il modulino nella maglia centrale del modulino facciamo la maglia bassa 3 catenelle e la maglia alta la facciamo invece nella, sopra la maglia bassa che separa modulo da modulo 3 catenelle maglia bassa sopra il modulino centrale 3 catenelle maglia alta sopra la maglia bassa 3 catenelle maglia bassa sopra il modulino centrale 3 catenelle ma vedete bene allora 3 catenelle e li chiudo con una maglia alta nell'ultima maglia di base. Uh. Sì, è bello, bello. Poi fatto lavorato con questi filati pelosetti eh, gli, gli dà calore, veramente un sacco di calore, pur essendo traforato ed è adattissimo per i punti. Questi sono punti adattissimi per, per i filati, come vi dicevo, pelosetti che hanno bisogno di punti ariosi per, per, essere, per dare il meglio di sé e adesso andiamo a lavorare il terzo, la terza riga da ripetere che è questa ricominciamo nuovamente con una maglia bassa e due catenelle a sostituzione della maglia alta e all'interno della stessa maglia di base lavoriamo una maglia alta due catenelle, due maglie alte chiusa a metà quindi una e due chiudo tutto insieme maglia bassa sopra la maglia bassa che sovrasta il modulino e nuovamente sopra la maglia alta che separa modulo da modulo andiamo a lavorare nuovamente il modulo quindi ripetiamo due maglie alte chiusa a metà 2 catenelle per tre volte 1 e 2 chiudo 2 catenelle e faccio il terzo è veramente facilissimo, cambia solo l'inizio di ogni riga, perché ovviamente ad ogni ad ogni eh, lavorazione della I don't know how to do this, but my Rosa e my aunt Lucia did and I'm a learning Italian, just want to listen to you speak. You listen? I just found this channel, so I will watch from now on welcome secretary girl girl wow. you are a secretary <laughs> you are welcome your name is si sì, si sì, poi lo, lo posto lo posto comunque veramente semplicissima no ve li posto tutti e prima devo capire se se quell'altro è, è regolare perché se no quindi maglia bassa sopra la maglia bassa del modulino successivo sottostante senza fare catenelle eh, di separazione, vado a lavorare nuovamente il modulo. È veramente semplicissimo questo, però mi fa arrabbiare quello ai ferri, ve lo giuro, gi gi il dente avvelenato. Sto usando il Buckley adesso, tesoro. Ho oh, veramente il dentino avvelenato con quel punto ai ferri. Che rabbia, mi fa proprio rabbia uno e due. Andiamo a chiudere con la maglia bassa, poi facciamo il mezzo modulino, senza, se, vi ripeto, sempre senza mettere catenelle di separazione, mezzo modulino nell'ultima maglia di base. Quindi andiamo a lavorare le due mezze maglie alte, cioè non le due mezze, ma le due maglie alte chiuse a metà, due catenelle e nuovamente due maglie alte chiusa a metà anzi qui fa, una, qui fa un boh, non lo capisco vabbè, però facciamo la maglia alta chiusa a metà e poi chiudiamo un'altra maglia chi, alta chiusa a metà e poi chiudiamo tutto insieme via così almeno accontentiamo lo schema e la ripetizione poi è sempre la stessa ora voltiamo facciamo la quarta la quarta riga da ripetere nuovamente maglia bassa nel primo punto 3 catenelle Maglia alta tra modulo e modulo 3 catenelle. Maglia bassa 3 catenelle. Maglia alta tra modulo e modulo 3 catenelle. Maglia bassa nel modulino centrale del ventaglietto. 3 catenelle. Maglia alta 3 catenelle. Nell'ultima maglia di base, la maglia bassa. Questo è veramente semplicissimo, però vi garantisco che, se avete realizzato una maglia, una stola, uno scialle, quello che vi pare, con questo punto è un filato caldo. e caldissimo. Io avevo regalato a una mia amica una maglia qualche tempo fa. Lei è molto, molto freddolosa e, e le regalai questa maglia. Mh, e lei, quando la vide così traforata, mi disse: Sì, eh, io non me la metterò mai no? e invece l'ha finita, perché quando i filati sono pelosetti comunque mantengono calore, anzi, se sono troppo caldi, se facciamo una maglia troppo fitta, si dischia che poi è veramente troppo calorosa, e invece con questi punti traforati rimane morbida, morbida, calda, calda, e rendono un sacco, perché rendono veramente tanto questi, questi filati lavorati con i punti traforati, veramente, veramente veramente poi io ho, ho utilizzato il Buckley ma va benissimo il Kid va benissimo anche quello che ho usato ai Ferri va, va più che bene anche lavorato con uh, con questi punti i filati pelosi non si possono lavorare con punti esageratamente fitti perché altrimenti diventano troppo stopposi non so come, uh, come spiegarvi io penso che l'abbiate capito io direi che questo qua è Veramente molto, 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 molto bello. Eh? peccato che così chiaro si vede. Ma stasera non ne ho azzeccato una, ragazzi. Eh? Stasera non ne ho azzeccato una. E così si vede meglio, forse. Non faccio una maglia con questo filato e questo. Sì, mi piace, ve la faccio. Voglia, voglia. Ma ne avete tanti bei punti nel canale, Eh? <coughs> ne avete veramente tanti di punti belli, Stavo adesso stavo riflettendo, che ore sono? Sono il 36, no ve lo, ve lo faccio, mi dispiace, guardate mi dispiace veramente un sacco, sì così si vede bene, <ride> sul bianco no, uh, sto perdendo i poteri Simone, la strega sta perdendo i poteri, no sono arrabbiata per il punto ai ferri veramente perché... Eh, eh, sono proprio caduta sulla, sulla non, so, non posso dire, sono caduta sulla nocciolina. No, davvero mi fa rabbia perché ero convinta di partire in quarta con i ferri, fare il progetto. Ora, se io voglio provarci, se, vo se volete stare, state con me. Se no, io ci, sto anche da scuola. Eh, non è, non è se avete voglia di stare con me, state con me, io ci provo, eh. No, il punto è bello, bello è facile, bello è facile, questo è veramente semplicissimo. Molto, molto. Ma il problema, il discorso, eh, il, il discorso del, dei punti all'uncinetto, si vedono subito la differenza che c'è tra i punti ai ferri e i punti all'uncinetto, gli schemi, è che si vede, eh, si vede assolutamente subito il, il punto all'uncinetto, va bene? Cioè, è, un, è più lineare. Invece, ah. quello ai ferri. Se non lo provi e non lo sai, dimmi amore, ho bisogno di una maglietta così corta in questo modo, però leggermente più lunga che vada a coprire questa cosa qua: tipo di un colore scuro che ci vada bene con il bianco e il nero, di un colore scuro che vada bene col bianco e nero. Sì. Ma un colore scuro? Co Scusate. O qui, se no, tipo rosso eh, è, ne è il negozio, Lara sta, o se no, sta tipo cedendo. rosso, che comunque ci stia bene con il bianco e nero da poter mettere con questi due. Quello è crema, non è bianco. Sì, ma hai capito che si sta bene con questi due. Eh, crema? Crema? Sì. Però che non si deve vedere questa Cioè, C'è tipo questo? Sì. Eh? Il sì. Buckley? Vai. Ma un punto traforatino tipo questo non mi piace. Non mi perché Non si deve vedere questo. Non si, deve vedere... Mm. Non si devono vedere le tette praticamente. ok? <ride> ok. Vabbè, lasciami questo, così prendo le misure da questo. Leggermente più lunga, leggermente, non tanto. Cioè, praticamente vuole un, una Grace. Vuole una Grace, ehm, più... il vestito salvavita, comunque. Vuole la Grace, ve la ricordate questa? La, 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 il coprispalle Grace, però lo vuole invernale e eh, che sia un po' più lungo che gli copra le tette. Ho usato il tesoro, questo qua. Questo qui. Un, un gomitolo eh. con un gomitolo si fate tutto il basco. Rende un sacco rende veramente un sacco. Sto filato. Proprio tanto. Tanto è bello ed è, è, è una goduria da lavorare. Uno, due punti di zoom. Allora, adesso usiamo due punti di zoom in più. Uno due così e vado a prendere un altro filo. Prendiamo, prendo guarda, uso questo che sia un po' più perché qui ho sbagliato anche i ferri, tra l'altro. E adesso a noi due, vediamo se vinci te o vinco io. Allora, se io lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Qua mi da la riga sui 17. Quindi, secondo me. È sui 17 che hanno scritto male. Va bene? Sì, leva in quello nuovo, tesoro. Leva in quello nuovo. Io vedo prima i commenti di quello che te poi fai. <ride> Ti sei fatta regalare... Ah, che bello, quello della prima. Bello, bello, bello quello. Solo che io tutte le cose che ci sono dentro ce le ho tutte triple o quadruple, quindi per me... <ride> ah. E dicevo, secondo me sono 17 punti. Si lavora. Vediamo se poi ho detto una, una cavolata questa parte e si ripete quindi. Invece che lavorare questa parte qua si ripete questa. Quindi, dopo, perché non, e non torna comunque perché se io chiudo con un gettato. E riparto con un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto e un gettato. E ripeto ovviamente nel giro dopo. Questi sono i calcoli che faccio quando creo il, i progetti. Eh. Poi volto e lavoro il rovescio. Qui invece devo lavorare tre rovesci che mi vanno a cadere su questo, sul gettato il diritto e il gettato. Tre diritti, sei rovesci che in teoria devono cadermi sulle sei maglie. Tra i diritti, due rovesci. Bon, proviamo così, via. E c'è un sacco di cosine sfiziosette, Lisa. È, è carinissimo, è proprio carino, carino. Però io ce le ho tutte queste cose, ce le ho anche triple, quadruple. Però è carino, tanto tanto. È questo qua vi metto il link e, e nelle immagini c'è anche quello che c'è dentro vi metto il link nella chat è proprio carino carino quello allora io proverei D ditemi anche voi eh ragazzi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17 io farei 17 proviamo solo con le prime 17 poi vediamo che cosa viene perché se sennò... no Facciamo 18, 17. Sì, proviamo così, vediamo un po'. 1, 2, no perché sennò veramente 3, 4. Ora ho scelto anche fare i piccoli per questo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15, 16 e 17 va bene? E ora proviamo e eh no, dobbiamo fare per forza anche il diciottesimo, perché se qui chiudo con un gettato non può essere volante. Si, sì, infatti, 18, 18. Adesso. Andiamo a lavorare così come dice qua eh lo facciamo proprio precisamente come è qua un diritto un gettato ecco questo è l'unico modo che avete per capire se è giusto lavorare solo un modulo questo tante volte mi è successo quando non capivo bene eh, la, la, il risultato di uno schema quindi diritto gettato diritto gettato diritto e gettato adesso accavallato per tre volte, una, due, vi sto tirando dietro il pianeta, scusate che sposto un po' di roba, quindi due, e tre, no perché poi mi, mi viene una rabbia, non, non potete capire, due insieme a diritto, due insieme a diritto e due insieme a diritto per tre volte. E adesso qui chiude con un gettato, un diritto, un gettato, un diritto, un gettato e chiudo con un diritto. E va bene. Però se io adesso voglio continuare la lavorazione, intanto vediamo se è giusto. Ma no, ma è giusto perché qui i punti sono giusti, no? Io devo capire devo capire se faccio solamente un modulo se io invece ne voglio fare due aspettate che adesso mi aggiungo gli altri punti 1 2 3 e ricomincio 4 eh. 5 perché in effetti 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17 ora i moduli sono due e adesso a riparto mi lavoro un diritto farò diritto se più moduli. sì 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 è romana sì sì quello sì quello sì però il modulo se io prima l'ho fatto come diceva qua cioè quindi sono ripartita dal, dall'inizio poi non mi tornava el, la lavorazione mi avanzavano dei punti ho fatto qualche gettato che ho, ho sbagliato io perché stavo chiacchierando che tutto può essere però non mi tornavano i punti. Ora ci riproviamo. Eh. Magari con un po' più di calma ci si fa meglio. Tanto se mi volete. Eh, siete, siete rimasti in 127. Che coraggiosi. A, vede, a vedere i miei, i miei casini. Siete rimasti. Vi divertite? Cosa eh, sbaglio? No, non è un, no, Maggie, non è un multiplo di 18. Assolutamente no. Questo sono sicura, non è possibile perché non tornerebbero comunque i conti. Ma no, no, è un multiplo di 17 più 1 perché l'1 è quello che mi va a chiudere la riga finale dopo il gettato. Alla fine un punto in più ci deve essere per forza. Quindi adesso arriviamo. Un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto e un gettato. Va bene, adesso nuovamente, accavallata per tre volte, uno. No, perché poi tra l'altro l'immagine della maglia era veramente bella, è, be è veramente bello sto punto, se, se ci riusciamo a farlo. Mi hai fatto un caffè, amore? No, no, no adesso no, Lara, ora, ora è... No, ora no, dopo, dopo sì. Due insieme a diritto. Dopo muore perché sono già incastrata per il conto mio. E due insieme a diritto per tre volte. E ora, in teoria, io avevo pensato di ripetere questa parte, questa, quando mi aveva detto che era, 16, che era 12 più 5. Invece, evidentemente, non è così. Invece, evidentemente, è un gettato, un diritto per sei volte. Un gettato, un diritto un gettato un diritto gettato diritto gettato diritto gettato diritto e nuovamente quindi fatemi vedere se li ho fatti giusti questo è l'ultimo punto quindi gettato diritto uno gettato diritto due gettato 1 2 3 4 5 e il diritto lo riprendo di qua perché io prima ne ho fatto uno in più allora forse è quello il punto che facevo in più quindi devo fare gettato, diritto, gettato, diritto e gettato. E a questo punto ripeto questa sequenza, giusto? Non sto parlando da sola, eh? Quindi accavallato una volta, due volte, tre volte, due insieme a diritto due insieme a diritto due insieme a diritto e assolutamente vedete che non torna e rimane un ottimo è giusto è giusto gettato diritto gettato diritto gettato e diritto perfetto perfetto no allora si lavora tutto e si ripete dall'inizio capito questo qua dal primo all'ultimo punto si ripete tutto quindi è 17 il multiplo è 17 più 1 quindi arriviamo adesso facciamo il ferro di ritorno a rovescio 1 2 3 4 5 6 devono tornare i punti. 7, 8, 9, 10, 11. Ce l'abbiamo fatta, ragazze. 12, anzi, ragazzi, se Simone non si è già uh, stancato dei casini. 14, casini. 15, 16, 17, 18. 19, 20 e che mi fa male la schiena 21, 22 starà appollaiata così buonanotte Marisa e eh certo tesoro bisogna sempre provare ma ripeto io di solito quando vi faccio vedere eh, dei punti li ho già provati o li conosco già perché li ho già usati tante volte però quelli che io ho sono abbastanza difficili farli in diretta e sono soprattutto lunghi quelli che ho a disposizione e adesso riproviamo a rifare la, la quinta il quinto ferro che sarebbe questo perché il quinto ah no sì giusto il terzo è tutto a diritto quindi il terzo è tutto a diritto buonanotte marisa un bacione No, non è mai tutto facile, ragazzi, ma proprio mai. E io avevo detto l'unica menata della lavorazione ai ferri in diretta è che devo stare appollaiata sul tavolo di lavoro e poi mi viene mal di schiena. <ride> per quello che vi faccio solo cose all'uncinetto, perché è più semplice, decisamente più semplice. E quindi i, le cose ai ferri ve le farò nei tutorial, eh? poi O oh, 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 i feri circolari, qualcosa nei feri circolari, magari facciamo adesso il quarto nuovamente a rovescio, E eh certo, Loreda. No, io poi, se mi ci incaponisco, ragazzi, sono capace di farci le 4 del mattino se non riesco a trovare la soluzione a un, a un dilemma. No, io mi sono fidata, ve l'ho detto, subito della, di quello che c'era scritto nella leggenda. Nel sito, nel, nel sito, sì, sito c'era scritto 12 più 5, ma non è 12 più 5, è 17 più 1. E infatti, in effetti, lì per lì, quando l'ho visto, ho, avendo visto la, la riga di separazione, ho detto ma sarà. Ho detto imposta perché è una, una, uno schema russo, russo questo. e in effetti non era così chi ha tradotto l'ha tradotto un po' così ma la colpa è mia che non ho provato sicuramente anche questa persona che l'ha scritto non ha provato a volte basta un attimo eh? buonanotte Laura un bacione tesoro e ora arriviamo e ricominciamo con un diritto gettato per tre volte, quindi diritto gettato, una diritto gettato, due diritto gettato tre. E adesso nuovamente accavallata per tre volte: uno, due, tre. Due insieme a diritto per tre volte, uno, due e tre e ora gettate a cavallata per tre volte, gettate per... sì, gettata e a per tre volte. Gettato e diritto per tre volte, gettato diritto, gettato diritto, gettato e termino la riga con l'ultimo gettato e ricomincio da qua. Quindi, diritto gettato, diritto gettato, diritto gettato. E ora ripeto il modulino centrale, quindi a cavallata per tre volte, così, due insieme a diritto per tre volte, uno, due, tre volte e chiudiamo con un gettato, un diritto, un gettato, un diritto, un gettato e l'ultima maglia della riga il diritto che è questo, ok? Adesso voltiamo e lavoriamo questo, il settimo, e sono tre rovesci. No, il scusate, adesso lavoriamo il sesto che è tutto a rovescio. Che stai dicendo? Carino? Perché tutti i ferri quando non sono segnati sono tutti a rovescio. Questo in tutti gli schemi, penso sia una roba internazionale. Buonanotte Fiorina, un abbraccio tesoro. Stasera vi sto facendo fare le ole, le ole piccole per colpa mia. Le ole piccole. No, ma voi non sapete che nervoso che mi viene quando le cose non mi riescono? No, è, è più forte di me, divento matta. Non so se anche voi siete così, ma se non viene come, come dico io... Quindi il sesto ferro l'abbiamo fatto, c'è la schiena che mi sta dicendo disgraziata. Adesso facciamo il settimo, tre rovesci, tre diritti. Quindi tre rovesci. Uno, due, 3 rovesci, 3 diritti, 1 2, 3 diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 rovesci che sarebbero quelli che poi vanno a sovrapporsi al modulino centrale, quindi 1 2, 3, 4, 5, 6 rovesci e nuovamente 3 diritti, 1 2 3 diritti e qui fa due rovesci, chiude con due rovesci il modulo e lo ricomincia con tre. Quindi ripartiamo da qua: quindi altri tre rovesci: 1, 2, 3 rovesci, 3 diritti e 6 eh, rovesci: 1, 2, 3, 4, 5, 6 rovesci e ora chiude con tre diritti e tre rovesci 1 2 3 diritti 1 2 e tre rovesci ora torna tutto perfettamente torna tutto adesso facciamo Sì, davvero guarda mi viene un nervoso una volta ho buttato tutto dentro il camino non sto scherzando sì, sono diventata cinesina. Io una volta ho buttato ogni cosa dentro il camino, stavo nella casa di Toscana, avevo il camino acceso, il eh, ferro di ritorno sempre tutto a rovescio, almeno credo, perché di solito quando non sono segnati sono tutti a rovescio, a meno che non è espressamente indicato, a meno che non sia. Ciao da New Orleans, Fantastico, Maria, bello New Orleans, ecco New Orleans. È un... Io adorando il jazz e il blues. Il mio, so... il mio sogno è venire a New Orleans. Mi piacerebbe da impazzire veramente. Lara c'è un'amica nel, nella diretta che scrive da New Orleans. C'è un'amica che scrive da New Orleans. E anche Lara è, 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 è a passione. Le ho trasmesso la passione. E adesso ripetiamo praticamente per tre volte. Questa, quindi adesso, se permettete, mentre vi leggo mi, mi appoggio un attimo alla poltrona mentre le faccio perché ho la schiena che sta anche a Nashville. Sì, Nashville è più uh, country, eh, New Orleans è più, è più jazz, più blues. E per me è, è fantastica l'idea di poter sentire. Io ho cantato jazz per tanti anni e per me. È... La musica, Giazzi, è bellissima. Perdonatemi ragazzi, ma devo appoggiare la schiena, se no divento gobba. <ride> Intanto voi scrivete e io vi rispondo se volete, perché quando lavoro i punti così non ho problemi. Basta che non mi sbaglio, 3, 2, 5 no, sono giusti. 3 e 6: 1, 2 3, 4 no, 5 e 6: ora no, ora no, davvero. Se mi <ride> volete fare, buttare fuori di casa. 1-2-3-4-5 eh dimmi impostare una nuova password dove? qui eh non me lo ricordo lo so poi ci guardiamo adesso il ferro di ritorno a rovescio per, scusatemi ma vi ripeto devo per forza appoggiare la schiena quindi tanto sono questi tre che sono tutte ripetizioni eh questi, questi sei ferri sono tutte ripetizioni e se non mi appoggio, eh, ve l'ho detto, il problema dei ferri è, è legato adesso perché il braccio mi fa meno male. Però se sto appollaiata sulla, sulla, sul tavolo da lavoro poi mi viene mal di schiena. Devo appoggiarmi. Cioè, un conto è far vedere un punto su un tutorial che sto un minuto sotto la videocamera. Un conto è starci decine di minuti veramente diventa diventa problematico diventa problematico e qui mi rendo conto di quanto è brutto invecchiare porca miseria E eh, vabbè davvero prima lavoravo ai ferri le ore senza nessun problema invece adesso non ce la faccio più uno due

2, 3, 4 5, 6, devo trovare il modo di mettere una videocamera dietro le spalle così quando sono girata di, cioè quando mi appoggio alla, alla scrivania, le mani si vedono comunque <ride> perché, se no, sì, sono un virgulto, Maggie, guarda proprio una. <ride> oddio, dio, sono veramente una bimba. Eh, giovane lo ero, lo ero, ma sì va bene, no, non è che io mi sto lamentando, però insomma, se non avessi tutti questi dolori sarei più contenta, ecco, non è che li ascolto più di tanto, perché non sono una di quelle che ha il dolorino e si ferma, anzi io a volte acquisisco anche i miei problemi proprio per quello, perché dovrei tante volte star ferma, no? Quando inizia un dolorino, stai ferma. Un giorno e lindomani magari non ce l'hai più, no? E io non ce la faccio. È davvero, tesoro. Guarda, io li amo tantissimo per me. È una tra l'altro, mi rilassa proprio lavorare ai ferri, è una cosa che mi piace tanto. Però allora adesso vediamo il risultato. Che ovviamente io ho preso il filato scuro per, per far vedere bene il risultato che è venuta fuori la parte scura. Però io penso che si veda, eh. Ma è veramente... No, mi, ci facciamo qualcosa con questo punto, perché mi dispiace... No, eh, se mi inquadro a mezzo busto, busto non vedete, dove, devo inquadrarmi da dietro, se, eh, da dietro verso le mani, così lo vedete. Si vede? È bello, eh. A me piace molto questo punto. Io ve l'ho detto nel, nel sito, l'ho visto e mi è piaciuto subito molto particolare come punto eh, però vedete che alla, alla che questo filato ragazzi è fantastico ha lavorato i ferri mamma che bello che okay? rimane di un morbido e questo è lavorato con i ferri 5 eh, quindi 5 sono sì sì con i 5 e rimane comunque morbido è spettacolare davvero ci cioè voglio fare una bella maglia con questo con questo filato adesso magari sì, ce l'abbiamo fatta quindi abbiamo capito come, come funziona, va bene? Vero che è bello, sì, mi piace, mi piace proprio tanto come punto. Sì, Ora allora qui lavorato sullo scuro si vede non si vede, però su una lavorazione chiara, secondo me, è ancora più bello. Sì, direi di sì, veramente ci piace molto, molto molto. E fa, lo facciamo via un, un, un progettino con questo filato questo purtroppo non è un punto reversibile se no ci si poteva fare anche una sciarpa però a me la sciarpa col, col dietro così non è che mi piace tanto ti, sta, ti sto tornando al problema di quest'estate oh Arianna che brutta roba e quando sì. il multiplo è 17 più 1 scriviamolo così non ce lo dimentichiamo 17 più 1 e si deve ripartire sempre da qua quindi qua si finisce in questo si finisce questo è ultimo l'ultimo della riga del ferro allora questo è l'ultimo punto del ferro ok questo qui questo qui è il, è il ferro che si va lavorato questi sono tutti i ferri dispari 1 3 5 7 9 11 tutto a rovescio nei ferri di rovescio ah eh? io ci farei una bella maglia quasi quasi con quello che ho preso io ho preso la tonalità di, di quantità ho preso la, tonalità, la questa tonalità qua e secondo me essendo chiara questo punto risalta ancora di più perché questa è, è tutta chiara come tonalità a parte le parti più, in viola un po' più scuro però Diciamo che è veramente, e volevo provare a farla a fare un top down. Ora vediamo se mi riesce con questo punto a fare il top down. È molto, molto, molto bello questo, questo filato. Davvero uno, uno dei più belli di quest'anno, cioè perlomeno per me ovviamente poi sono tutti belli, poi ne devono arrivare altri quello, quello che è eh, domani ne, ve ne faccio vedere un altro e mi arriva domani quindi, anzi forse due ve ne faccio vedere e, e sono belli belli questo qui lavorato ai ferri secondo me rende davvero un sacco, poi allora voglio lavorarlo anche all'uncinetto eh. però secondo me ai ferri è spettacolo bello bello sì, decisamente bello bello e per il punto traforato i ferri vi faccio, vi faccio un altro tutorial un'altra alt un sera ora non so se domani ce la facciamo perché se vogliamo lavorare nuovi filati eh, no però un punto traforato i ferri con il filato pelosetto lo facciamo però ne prendo uno dei miei magari anche se è un pelino più più difficoltoso lo facciamo con calma, magari in un tutorial. Perché volevo trovare un punticino ai ferri facile facile da farmi fare così. però non ci sono, scusate, non ci sono riuscita. però ce l'abbiamo fatta alla fine. alla fine l'abbiamo fregato noi. Ed è bellino a questo punto. Sì, molto bello lavorato. Sì, peccato che questa parte qui, con la quale ho iniziato, uno smanicato in che senso? Posso fare un, un cardigan con il filato Buckley? Perché no? Devo vedere quanto ne ho di Buckley. Che adesso ho in lista un po' di progettini. Perché c'è questo che esce la settimana prossima, poi devo uscire il, il top down con il bolli. Poi esce questa sciarpina fatta con il, eh, con il ringo tangerine, che ho dei nuovi colori questo è un altro punto molto molto bello che è il punto foglie alternate guardate che bello che è questo punto e poi questa, questo punto di, di colore mi piace da matti questo è molto bello no, questo qui faccio la sciarpina ah tu dici un gilet aperto ah un gilet aperto con il punto eh, ma aperto Binni questo è un, è un punto quello ai ferri dici è un punto che non, che non mi piace. Se, se si apre sul rovescio, capito, io eh, di solito quando lavoro qualcosa che si apre, eh, voglio un punto reversibile. Quindi, per quello che dicevo una maglia, una cosa chiusa, anche un poncio, qualcosa di, di chiuso, ho capito? È eh, bello, vero questo. Poi questo, questo colore del, del rigo è bellissimo. Però <ride> devo. Il filato che sto usando, questo qua, Maggie, questo è il ringo. Questo qua è il ringo. Questo qua invece è l'even. Vi ho messo il link prima. E comunque lo trovate... No, di questo no. Di questo lo trovate domani nel box informazioni perché esce il capellino. <coughs> esce il capellino con l'even. <coughs> e il problema è tutto lì, Bindi, capito? perché ce ne sono tantissimi di punti, di punti ai ferri belli 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 però la maggior parte quelli soprattutto tanto complessi a meno che non siano eh, super traforati sono eh, eh, non sono reversibili e quello un po' mi rompe nel senso che quando anche la sciarpa ci sono dei punti che mi piacerebbe usare però sono se si rigira la sciarpa si vede il rovescio è un mio limite eh? è un mio limite ma non mi piace, no, non piace a me, sicuramente perché poi magari ne ho visto tante anche eh, buone di, di sciarpe. però se si vede il rovescio, a me non mi fa impazzire. Ecco qua, tesoro. Ti ho messo il link, Maggie. E eh, eh sì, la sciarpa è bella, la sciarpa è bella, è solo che come una cretina. Non non ho, non ho Ero convinta di aver preso più gomitoli e quindi devo aspettare che mi arriva li ho riordinati devo aspettare che, che mi arriva e, e la continuo perché la volevo fare un po' lunghina e, è bella questa è bella bella poi questo è un filato davvero bello perché è leggerissimo sottile eh, si lavora bene però con per esempio io questa la sto lavorando con uncinetto 4 e poi vedete tra forattina e molto questo questo è un punto bellissimo questo è un punto davvero molto 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 bello da, da utilizzare anche per le maglie. Questo qui, io ci faccio la sciarpina, ma è bellissimo anche per una maglia. Ma sono talmente tanti i punti che ho in lista da farvi vedere che una volta lo, lo uso, un, uso un punto per una cosa, una volta uso un punto per un'altra. Va bene, amorose, io vi ringrazio, per soprattutto per la pazienza di stasera, però tanto abbiamo vinto noi il punto, siamo riusciti a farlo. E la prossima volta ve l'ho detto, mi dispiace per stasera, ma la prossima volta vi prometto che lo provo prima. E eh? soprattutto se non lo conosco, o perlomeno prendo. Se, no, se non riesco a provarlo prima, userò un punto di quelli che conosco e dei quali, eh, so, del, per il quale sono sicura che non faccio la fine di stasera. Insomma, va bene. Io vi abbraccio forte, forte, vi auguro una serena notte. Ci vediamo domani con i nuovi filati e magari qualcos'altro se riusciamo. Va bene. Un abbraccio, grazie, te amorose, amorosi e amorose, un bacio grande grande. Notte notte